Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, vlog, barra chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, dunque, siccome che ieri ho fatto un video vlog, me l'ho cancellato alla fine perché non sapevo se pubblicarlo o meno, perché ho avuto una giornata straimpegnata, impegnatissima, e quindi non ce l'ho fatta a pubblicarlo, anzi non ho voluto per meglio pubblicarlo, quindi lo sto riregistrando adesso, quindi spero che appunto... Ah, ci tengo a precisare, se questo video vi piace, aiutatemi a supportare questo video e soprattutto questo canale mio con un bel like, un commento, e appunto se vi va, appunto mi fa tanto piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate anche la campanellina per non perdere i prossimi video aggiornamento. Comunque, dunque, cominciamo perché siamo già a 4 minuti di registrazione. Nulla, dunque, se mi vedete con questo outfit è perché ce l'ho da ieri sera, anzi da ieri mattina, e più ho anche, avevo una kimono, una specie di kimono che lo metterò o qui o qui, non lo so, vediamo nel montaggio del video, e sono vestita praticamente per uscire di casa, ovviamente le mie solite Nike che non farò vedere nell'immagine che vi passa di qui, e niente, era per dirvi che praticamente ieri sera, anzi ieri mattina, scusate, sono stata in posta, dalla posta, vabbè, devo fare un sacco di cose, di speed, cose varie, pratiche, e quindi non ce l'ho fatta a registrare altri video, quindi nulla. Sto avendo un supporto psicologico perché, anzi ho avuto un, sì, sto avendo un, ho un supporto psicologico perché, raga, non ce la faccio, quindi ogni tanto ho dei momenti no, e mi serve appunto avere questo supporto psicologico, che è una mia amica che fa appunto questo lavoro di aiutare le persone a star bene mentalmente, psicologicamente. Non dico che lavoro fa, già avrete capito che lavoro fa, e quindi una o tre o quattro volte alla settimana viene a casa mia a trovarmi, perché anzi usciamo insieme, facciamo varie attività associati appunto ai problemi che io ho, e quindi nulla, per non stare sempre attaccata al telefono, mi dedico anche a altre cose, non sto solo su YouTube, ragazze, YouTube va bene, ma ho anche altre cose che io faccio, ho altre attività quotidiane che non riguardano solo YouTube, quindi ogni tanto faccio YouTube o quasi sempre YouTube, ma mi dedico anche altro. Quindi ragazze, mi sono dimenticata di dirvi che sto usando sia questo Bonbon Malizia come deodorante, che c'ha lo spray, vedete il buchino qua, vedete lo spray, e è buonissimo, mi sta veramente... Ops, scusate, stavo per chiudere il video, aiuto, vabbè, comunque questo è il Bonbon Malizia, scusate se ve l'ho tirato addosso, non l'ho fatto apposta, ragazzi, giuro, ci mancherebbe solo quello, non l'ho fatto apposta, ragazzi. Comunque meglio che lo metto qua perché voglio evitare i casini. Poi, questo, scusatemi davvero tanto perché non l'ho fatto, giuro, apposta. Può succedere, ragazzi, devo dire. Comunque, Tesori d'Oriente, vi stavo dicendo, anche questo qui mi piace un botto, acqua profumata, appunto, aromatica. Tè verde e verbena, anche questa è molto buona e mi sta piacendo davvero tanto, vedete? Sì. Tè verde e verbena, questa la metto qua perché voglio evitare di nuovo quello sbattimento di scatole che ho fatto prima, nel senso che vi ho dato urto sul telefono, sulla registrazione, sul video,
Scusatemi per la mia maleducazione, ma non l'ho fatta apposta. Giuro, mi è scappato la boccettina del profumo, la bottiglietta. Lo so, non devo chiedere scusa. Avete capito che non l'ho fatta apposta, ma mi rinnovo le mie scuse. Non l'ho fatto veramente apposta. Allora, a parte questa parentesi un po' maleducatina che sono stata io. Oddio, perché si vede così scuro? Boh, non capisco. Boh, non lo so perché si vede così scuro. Boh. Vabbè. Ok, così è tornato normale, almeno spero. E niente, quindi praticamente sono stata in posta, poi sono uscita ad andare a un bar, ho fatto colazione perché ieri mattina non ho fatto granché bene colazione. E dopo che mi ho fatto colazione ho preso un bel caffèuccio, come dice Barbara D'Urso, appunto, un bel caffèuccio. E dal caffèuccio mi ho mangiato anche un bel cioccolatino, che non fa mai male un cioccolato. Col cioccolato e mi ho assaggiato un po' di caffè, ho fatto tante chiacchiere sempre col mio supporto psicologico, che è anzi è la mia supporta, su, è la mia supporto psicologico perché è una donna che mi supporta mentalmente. E chi fa questo di lavoro, appunto, non vi dico nulla perché già secondo me avete già intuito di cosa sto dicendo, di cosa sto parlando. Se ve lo dico direttamente, voi direte: ah, ma allora tu qui tu là. E raga, non è una vergogna avere un supporto psicologico. No, non è una psicologa, è di più di una psicologa. Non è una psichiatra neanche, è una pedagoga. Ecco, avete già capito. Vi ho dato un indizio, una pedagogia. E non dico altro, perché già si è capito. Sì, ragazze, se avete capito bene, se no non lo so cosa dirvi, perché appunto questo supporto pedagogico mi serve per ristabilizzare un po' le mie giornate, dare un senso a quello che faccio, per non combinare altre stupidate, che non è che ne ho combinato, però non va bene. Quando faccio una cosa fatta male, poi ne ripiango le conseguenze. E quindi anzi, ho preferito avere un supporto psicologico barra pedagogico. E voi direte: ma perché bisogna questa? Perché, raga, con le sofferenze che ho avuto, le lacune che ho avuto, ho bisogno per forza di un supporto pedagogico. Ma non avrò, forse non l'avrò per tutta la vita. Se mi comporto bene, ce l'avrò per un paio di qualche annetto in più. E poi, se casomai non ne hai più bisogno, va bene così, ma per il resto ne ho bisogno per un bel po'. Poi si fanno le corna, ma sperando che manchi il più tardi possibile mia nonna, sperando mettendo le corna, che appunto vivono troppo di più. Io ne avrò un altro po' di bisogno di questo supporto pedagogico, ma quando non ci sarà più lei, forse mi affiderò a altre persone, non lo so, vediamo. Non voglio mettere nessuna voce in giro di nulla, di questa una fesseria, però è così. Quindi, cosa hai combinato ieri in tutta la mattinata? Nulla, sono stata in posta a fare delle cose, delle pratiche, a sbrigarmi delle pratiche insieme a questo supporto pedagogico. Dovevo fare lo speed che ancora non sono riuscita a entrare nel sito della posta perché non sono riuscita. Mi sono registrata, ma non ho password e email, niente di fatto. Devo rientrarci domani. Non do che dove sto dicendo? Domani, domenica. Vabbè, era venerdì non se ne è fatto niente. E quindi mi sa che dovrò rientrare lunedì prossimo. Questo lunedì che viene, appunto, che oggi è 22. 22 sabato sarebbe oggi, 23 domenica e sarebbe domani, 24 lunedì, appunto, lunedì 24 o martedì 25, vediamo. Perché sperando che il giorno del mio compleanno, ovvero il 28, non mi si rompano i maroni per altre cose che non c'hanno bisogno. Poi, allora, avevo detto alla mia amica che volevo una cosa un po' più dai miei,
un po' più bella, qualche pensierino, ma alla fine pensierino non me ne posso fare niente, anzi non è che non me ne posso fare niente, sto già dicendo baggianate, anzi fesserie. Volevo un pensiero da parte dei miei cari, dei miei zii, ma niente pensierino perché mi sono comportata non male di più. Non me ne sto vantando, anzi sto dicendo che ho chiesto scusa, ma anche se non sono più in punizione, perché è una sorta di punizione quella che ho ancora, ma me l'hanno levata. Se mi comporto bene, mi continuano senza punizione. Altrimenti, se rifaccio altre fesserie, la punizione continua. Quindi, devo stare attenta a ciò che faccio. Voi direte: ma perché, cosa diavolo combini per comportarti così male? Raga, non posso dire qua tutto quello che succede su YouTube, perché YouTube è un conto, dire certe cose combino su YouTube, cosa combino al di fuori di YouTube. Se lo dico su YouTube, poi la gente può pensare che io sia una povera strega o stronza disgraziata, scusate il termine, ma volgare. Ma è quello che mi succede a me quando faccio la scellerata. Io lo so che sono brava, ma davanti sembro bravissima, ma da dietro, nel senso, quando chiudo la telecamera, in concreto non c'è più di tanto, perché non sempre mi comporto a modo. Ho dei pro e dei contro. Il mio carattere è un po' una M, ma tante volte è un po' del buono, quindi bisogna vedere più la parte buona che non quella cattiva. E se vogliamo la cattiva, appunto, non è una bella cosa, cioè quella cattiva bisogna trasformarla in una parte migliore di noi, sempre tirare fuori la parte migliore di noi. Perché è così, ragazzi, è la verità. E sì, aspetta un secondo perché mi vedo un po' storta. Ok. E niente, quindi praticamente preferisco tirare la parte, ovviamente sembra scontato, ma la verità, tirare la parte migliore di me che non la parte peggiore di me, come in ogni caso, in ogni essere umano che si rispetti, è la verità. E perdonatemi tutte le fesserie che ogni tanto tiro fuori in questo video, ma questo è un video vlog, appunto, chiacchiericcio e niente, quindi è così. Quindi niente ragazze, ieri sono stata appunto in giro, sono andata appunto in un ufficio non si può chiamare, beh, vabbè, in una specie di sala dove vanno tutte le ragazze ad aggregarsi per chiacchierare, socializzare, tutto quanto. Non so se la posso chiamare come aggregazione, come vogliamo chiamare noi, comunque sala è una specie di ufficio aggregazione, quello che vogliamo chiamarlo. Di solito c'è gente, di solito ci vado quando non c'è nessuno, perché preferisco chiacchierare, socializzare con questo supporto, con questa ragazza barra pedagogo. Sì, dicevo, preferisco chiacchierare con lei, parlare con lei, socializzare con lei in modo, come si può dire? In modo, aspettate, non viene in mente questa parola, individuale, non con gli altri, non assieme agli altri, individuale, ecco, non mi viene il termine, individuale perché in modo individuale è meglio perché a me non so, non mi sento, non dico a disagio, ma quasi, perché con le altre persone a un certo punto diventa un po' timida, non dico timida, ma tiro fuori una parte di me che non voglio che mi appartenga. Però quando vedo delle persone che a un certo punto fanno i bulli o le bullette, tiro fuori la parte più brutta che c'è di me, cioè incomincio a fare la strega, per non dire di nuovo l'esuberante, la prepotente, insomma, non sono quella che voglio essere io, cioè quella brava, quella perfettina, quella precisina, no. Sono semplicemente una ragazza che tante volte ha le sue manie di pazzie, le sue patologie un po' curiose, un po' strane. È vero, non dovrei dire queste cose su YouTube, ma anche questa è la parte che tiro fuori di me, questo sfogo, perché
per farvi capire che non tutte rose e fiori quello che gira intorno a me o che vedete in me. Ecco perché tante volte vi dico sei brava, sei carina, come sei brava, come sei dolce. Quel dolce che c'è a me a volte diventa un cioccolatino amaro, ragazzi, ma molto, molto, molto amaro, ragazzi. Non vi dico perché sono così amara, perché a volte ho delle pretese che non stanno in cielo in terra, che potrei anche aspettare a pretendere tanto. Ho altre pretese che potrei anche. Sì, sono le stesse pretese di quando voglio avere cose che non tutti si possono permettere. Tipo, se voglio un nuovo telefono, devo aspettare. Oppure accontentarmi di ciò che ho. Tipo, voglio un nuovo rossetto, una palette che costa 30, 40, 60 euro. Anche lì me la devo sudare. Non è che posso permettermi tutti i giorni una nuova palette, un nuovo mascara o quel cacchio che mi pare a me. Me la devo sudare. Oppure se ho finito una cosa, me la devo sudare nel senso la finisco o la recensisco, recensisco, ve ne parlo. Se mia nonna, insomma, il giorno che ha qualche soldino in più, ha raccimolato qualche soldo in più dai suoi impegni lavorativi e quant'altro, perché vabbè, adesso non sto qua a parlarvi di che lavoro fa. Faceva la commerciante, ma sapete bene adesso che soldi ne ha pochi, però quelli che percepisce, insomma, dopo tutto, quando ha soldi. Qualche raccimolo di soldi in più, anzi, a me me ne regala qualcosa per potermi comprare quello che desidero più io in assoluto. Tipo, se io voglio una palette, vorrei, anzi, perché voglio, esiste solo nella corte del re, ricordiamocelo. Oddio mio, beata convinzione, come diceva qualcuno a me su YouTube. Comunque, stavo dicendo, io preferisco, anzi, vorrei che le palette o quello che voglio comprare io farmi avere un po' più di tempo, perché non è semplice farsi avere tanto tempo, quindi devo aspettare avere il tempo possibile necessario per potermi comprare questa benedetta palette o che sia un mascara, un rossetto, una crema corpo, quello che è. Una striscia depilatoria, vabbè, quelle vado dall'estetista, non ce n'è bisogno neanche. Però per tutto il resto preferisco che vado a comprarmelo in profumeria oppure aspetto che lo finisco. Come per in tutte le cose che si fanno, quando si finisce una cosa, si ricompra. Se non si è finita, si aspetta a terminarla. Ma non è che per fare il video la devo terminare per forza a tutti i costi, no. Perché già io non sono costante nella skincare, come nel make-up. Avete ancora visto per caso voi un video di trucco? No, perché non è che non ho voglia. Non ho proprio il tempo perché sto facendo altre cose. Voi direte, cosa stai facendo? Nulla, e nulla, e nulla fotonico. E nulla, anzi, nulla, dolce fa niente, si può dire, no? Che nulla fotonico, non ve lo tirate fuori questo. E nulla, dolce fa nulla, no. Mi sto impegnando ad aiutare mia nonna in casa, che è molto più importante di truccarmi. Oppure sto facendo la spesa con mia nonna. Oppure, che ne so, cucinare non l'aiuto perché tanto lei mi dice che certe cose non le capisco quando le dico passami questa cosa, passami quell'altra. Beh, non è che non la capisco. Ci arrivo dopo un bel po' di tempo, anche lì non mi giudicate perché anche lì ho problemi tante volte a capire quando mi si dice una cosa, lasciamo perdere. Quello è l'altro contrasto che non so quando vi dirò e se ve ne voglio parlare. Già ve l'ho accennato anche qua. Quindi, tutto sommato sta il fatto che io devo capire quando mi si dice no o finisce lì. Comunque, niente ragazze. Tanto per dirci, l'outfit di ieri era col kimono. Col kimono che è collegato, anzi c'è un cappuccio perché ha incluso un cappuccio e più ho la stessa borsa di tutte le altre volte. Questa è la mia borsettina con questo qua che si aggancia, vedete? Questi ormai si sono mezzi rovinati i gancetti, ma che se ne frega, cioè i manici, come potete ben vedere.
Però io ho voluto, come ho detto in un altro video, che adesso non mi ricordo più quale sia, comunque non importa. Questa che era un'altra borsa l'ho collegata a questa per non stare a comprarne altre, che non va manco bene comprarne altre. E niente, mentre per i capelli e i trucchi vado a... per i capelli ho preso un olietto che già avete visto in un video haul barra acquisti. Vi stavo dicendo, per le sopracciglia ho utilizzato le solito matitina per le sopracciglia e il gel fissante che poi anche per colorare le sopracciglia e un po' di mascara che è sempre il solito che uso quando ogni tanto mi trucco in diretta con voi qua su YouTube oppure Instagram, un po' di correttore della L'Oreal Infallibre 327 Cashmere. Vi sto citando tutto qua perché ragazze l'ho fatto ieri come appena ribadito prima, e appunto vi dicevo, mi sono truccata ieri un accenno di trucco, un filetto così, correttore e bronzer della Rimmel e basta, un po' di burro cacao e null'altro perché andavo di fretta e andavo a fare la spesa, non mi sembrava il caso di eccedere nel trucco, non lo faccio sempre eccedere nel trucco, ma ieri appunto non ho voluto e ho voluto fare una cosa sobria, proprio libera, proprio. Mi ho proprio lasciato carta bianca per fare questo trucco, come si suol dire, cosa mi trucco oggi, cosa scelgo? Un trucco normale, semplice, non ho voluto fare stravizi perché già ero di fretta, stavo correndo come una trottola e quindi ho detto no, mi trucco normale, semplice, non ho fatto nulla di chissà che ragazze. Niente ragazzi, adesso io vi lascio. Allora, ve l'ho detto, questo l'ho utilizzato ieri per aromatizzare, cioè per enfatizzare un po' di più il profumo della mia doccia appena fatta ieri. Ho utilizzato sia quel profumo lì che vi ho fatto vedere prima all'inizio quando mi è scappato dalle mani, quando mi è sfuggito dalle mani, e più quest'altro, Alte Verde e Verbena. Ok? E niente. Questo ce n'è un 200 ml di prodotto per un paio di 36 mesi. Non è male, dai. Peccato che l'altro non so dove sia finito, però vabbè. Ah, l'altro l'ho perso per strada, un profumo che avevo. Ibisco e carcate, vabbè. Niente, ragazze, vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale per supportare il mio canale YouTube e soprattutto sto video che tra poco caricherò all'istante. Attivare la campanella se vi iscrivete. E spolliciare in su, commentare e un bacio a tutte perché dopo farò un altro video di seguito a questo sui prodotti beauty, casa e appunto cura della persona, cura della casa, il bucato, quello che sarà, non lo so cosa siamo messo dentro perché non mi ricordo più. Comunque, ciao, a presto, un bacio. Zombie apocalypse.